Se state cercando un personal trainer, un architetto, un veterinario, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio, su Jeep Compass, il bonus è di 7.000 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it. Benvenuti ad Asset and the City dal cuore della capitale britannica, dal cuore di Londra. Oggi nostra gradita ospite Alessia Berardi, Deputy Head of Macro Research di Amundi. Benvenuta Alessia, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie mille Angela per avermi invitato. Alessia, possiamo parlare un pochino in dettaglio proprio di Amundi, uno dei maggiori asset management al mondo? Sì, Amundi nasce nel 2010 con la fusione di Crédit Agricole e Société Générale, volta ad avere il loro risparmio gestito sotto lo stesso, diciamo, cappello. Nel 2016 è stato annunciato e poi finalizzato l'acquisizione di Pioneer, e con questa operazione Amundi ha oggi, a fine 2017, asset under management per 1,5 miliardi. La società è la prima società di risparmio gestito in Europa e l'ottava nel mondo, con una presenza sicuramente molto forte in Europa, ma ben diversificata nel resto del mondo, come in Asia o in America. Ecco, sentiamo proprio alcuni dettagli, maggiori dettagli, oltre a quelli che ci ha dato Alessia sulla società nel nostro servizio. Fondata il 1 gennaio 2010 da Crédit Agricole e Société Générale attraverso la fusione del loro asset management, nel novembre 2015 Amundi viene quotata sull'Euronext a Parigi e Société Générale cede a Crédit Agricole la sua partecipazione. Amundi resta comunque tuttora il principale fornitore di soluzioni di risparmio e investimento per le reti bancarie e assicurative di Société Générale. Attraverso 6 principali centri di investimento, Amundi gestisce oggi circa 1.500 miliardi di euro di asset e offre ai propri clienti in Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente, Nord e Sud America l'accesso a competenze distintive sui mercati finanziari, oltre a una gamma completa di soluzioni di investimento attive, passive e in asset reali. La celere ascesa di Amundi tra le top 10 al mondo è dovuta anche a un'imponente strategia di merger and acquisition. Nel 2016 la società acquisisce prima la maggioranza di Kenworth Benson e pochi mesi dopo, per 3,75 miliardi di euro, Pioneer Investments, la divisione di gestione del risparmio gestito di UniCredit. Amundi diventa così l'ottava società di asset management a livello mondiale e proprio grazie all'ampliamento del business e al rafforzamento della struttura operativa è in grado di proporre nuovi strumenti e servizi e di sviluppare ulteriormente l'ampiezza e la qualità della gamma di soluzioni di investimento per la propria clientela internazionale. Amundi offre oggi a clienti privati, istituzionali e corporate strategie di investimento innovative e soluzioni personalizzate per obiettivi di rendimento e profili di rischio. Il tutto grazie a una ricerca distintiva e alle competenze di un team di quasi 4.500 professionisti ed esperti di mercato dislocati in 37 paesi nel mondo. Quindi Amundi presente in 37 paesi al mondo. Alessia, come detto, sicuramente un colosso dell'asset management. Qual è il vostro metodo di investimento? Come vi posizionate? Gli asset gestiti da Amundi sono per la maggior parte nel comparto obbligazionario, circa il 45%. Poi abbiamo circa un 20% tra comparto azionario e multi assets. Io, come dicevi, appartengo, diciamo, al branch, alla succursale inglese, dove abbiamo una specializzazione sulla global fixed income e gli emerging markets. E il nostro metodo di investimento, lavorando io poi in particolare negli emerging markets, è un metodo di investimento molto specializzato. Abbiamo fondi specializzati sul comparto emerging markets, fixed income, equity e anche nel multi assets. Multi assets, quindi praticamente guardate quello che è tutto il mondo e tutte quelle che sono le varie asset. Ce n'è qualcuna che prediligete in particolare o magari anche qui a Londra, visto che lei si occupa proprio di mercati emergenti? Sì, chiaramente gli emerging markets sono un comparto che è fortemente dipendente dall'outlook globale. Oggi, per dare una linea un po' più generale sul nostro outlook, il nostro, diciamo, la nostra preferenza di investimento,
È un momento di mercato particolarmente difficile, siamo alla fine di una, quello che noi chiamiamo late financial cycle, quindi ancora abbiamo una preferenza per gli asset più rischiosi, ma chiaramente ci deve essere uno spostamento verso una maggiore qualità, perché non abbiamo ancora finito il ciclo, ma sicuramente siamo molto vicini alla fine del ciclo. E guardate soprattutto al breve termine o al medio o al lungo termine? Questo dipende chiaramente dal prodotto e dal mandato, non c'è una direzione unica e generale. Chiaramente il medio termine è quello che viene preferito nella gestione dei fondi, ma sicuramente non si può prescindere dall'avere un occhio anche molto attento al breve termine, perché poi le performance sono calcolate anche in modo molto sul continuo. Quindi Alessia, qual è la vostra visione del mercato in questo momento? Come dicevo, la visione è piuttosto cauta. Abbiamo una serie di rischi aperti a livello globale, in Europa e nel resto del mondo, e abbiamo anche fondamentali che stanno cambiando. Noi siamo passati l'anno passato da una asset reflation phase, come la chiamavamo, a una late cycle phase. Chiaramente questo comporta un cambiamento in termini di fondamentali, in termini di crescita, in termini di volatilità grazie ai rischi aperti, quindi i rendimenti aggiustati per il rischio saranno davanti a noi sicuramente minori rispetto a quello che avevamo nella fase precedente. Quindi l'atteggiamento oggi è quello di una cautela, direi, in tutti i comparti in cui investiamo. Ecco, questa cautela è dovuta più a quelli che sono elementi politici, sociologici, oppure quelli che sono proprio gli impatti di questi elementi sul mercato, Alessia? Sì, sono dovuti a diverse cose. Innanzitutto siamo in una fase economica in cui non abbiamo più l'accelerazione economica che abbiamo avuto fino all'inizio del 2018. Siamo in una fase in cui alla meglio i fondamentali macroeconomici saranno più stabili, sicuramente non accelereranno, probabilmente siamo in una fase anche più di decelerazione in alcune economie mondiali. Tutto questo chiaramente si unisce al fatto che il rischio politico, geopolitico, in tutto il mondo direi, non solo in Europa ma anche nel resto del mondo, è aumentato. E questo è il motivo per cui la cautela negli investimenti, nella strategia di investimenti è più alta del recente passato. Ecco, poi guardando anche a quelli che sono comunque gli avvenimenti più freschi, diciamo più recenti, si sta sicuramente guardando con grande attenzione anche a quello che è il tema Brexit. Questo sicuramente sta accadendo qui in Gran Bretagna, in particolare a Londra, ma ovviamente in tutto il Regno Unito e in tutta l'Unione Europea. Quindi abbiamo chiesto, e poi lo chiederemo anche alla nostra ospite, ad alcune persone proprio che vivono e lavorano nella City di Londra, qual è la loro sensazione di questa Brexit, qual è l'impatto sulle loro vite? Sentiamo. Renato, sei a Londra da diversi anni, lavori proprio nel cuore della City. Com'è vivere qui, lavorare qui? Come ti trovi? Sono 3 anni ormai che abito in questa splendida città. Londra era sempre stata nei miei sogni da quando ero uno studente universitario alla Cattolica di Milano. Era ai tempi la Londra della Cool Britannia e del governo Blair, sicuramente la Londra magnete di talenti internazionali, tra cui molti italiani. Oggigiorno è tuttora quella Londra, speriamo di sì. Chiaramente quasi 2 anni fa ormai la decisione della Brexit ha cambiato un po' le carte in regola, una decisione che non mi aspettavo ai tempi, che ancora oggi ho difficoltà a accettare completamente. Sicuramente personalmente non ha ancora avuto un impatto così forte in quanto diplomatico, internazionale o uno statuto speciale, però molti dei miei amici che lavoravano a Londra hanno dovuto fare scelte diverse, alcuni sono già partiti, sono tornati in Italia, quindi magari vediamo anche il lato positivo, il silver lining, altri stanno riflettendo su questa scelta. In particolare posso dire che tutti i miei amici che sono nell'ambito universitario, dell'accademia, sono quelli che sono stati più impattati a livello sia di fondi europei, ma anche semplicemente di apertura mentale, che era probabilmente uno degli aspetti più belli dell'Inghilterra, ma di Londra in particolare.
oggigiorno non è più così sicuro. Esatto, quindi la differenza l'hai vista in quest'ultimo paio d'anni? Sicuramente, ma a livello anche proprio di aneddoti, io ho colleghi italiani che sono stati ripresi mentre erano in metropolitana o erano su un Uber, e già il fatto che di parlare italiano era, di colpo veniva visto come qualcosa di negativo, quindi sicuramente per un europeo è a Londra qualcosa di totalmente inaspettato e quanto triste. Quindi pensi che fra 2, 3, 4 anni Londra non sarà più come prima? Spero di no, però temo di sì. E per quanto riguarda te, pensi di rimanere a Londra o di andare via? Per ora i piani sono di rimanere, anche se però, essendo io un'anima irrequieta, sicuramente non la vedo più così facilmente come la seconda casa di tutta una vita, che come era invece il caso qualche anno fa. Quindi se dovessi andare via, andresti in Italia o ci sono altre mete? No, sicuramente l'Italia è il mio punto di arrivo definitivo. Se da Londra all'Italia avrò qualche meta intermedia, potrebbe essere il caso, in particolare dato il fatto che lavoro in ambito diplomatico, quindi probabile, però sicuramente l'Italia è tuttora il paese dei miei sogni dove voglio tornare. Cos'è che ti piace di più di Londra, che ti è piaciuto in questi anni e che adesso è venuto a mancare oltre a quello che c'era? L'apertura mentale, quella quirkiness, quel senso dell'umorismo tipico inglese, che non è solamente degli inglesi, ma secondo me tutti gli internazionali che arrivano a Londra e che fanno di Londra la loro casa acquistano in qualche maniera. Quindi la mia speranza è che anche un domani, tornando in Italia, tutti quegli italiani che come me hanno fatto Londra la loro casa per un periodo, lo mantengano, lo portino anche in un'Italia, speriamo migliore. Hai visto molte persone andare via, quindi raccontavi che hai visto comunque diversi sì. colleghi, insomma, che hanno avuto esperienze non bellissime, sono andati via. Soprattutto in ambito, come dicevo, accademico, ma anche nell'ambito delle arti. Tutti questi settori in cui l'apertura mentale è fondamentale, beh, la Brexit li ha impattati, concretamente o anche semplicemente a livello proprio di atmosfera. Quindi Londra fra 2 anni come sarà? Sicuramente non è come la Londra di 2 anni fa. Marina, da quanto tempo è qui? Siamo arrivati, io e mio marito, più di 30 anni fa. Poi però siamo ancora tornati in Italia, in altri paesi, in giro per il mondo. E adesso sono 10 anni che almeno io sono stabilmente in Inghilterra. Come ti trovi a Londra? Bene, benissimo. Sì. Siamo voluti tornare proprio perché è un posto in cui ci siamo sempre trovati bene. Io mi sento particolarmente libera rispetto all'Italia di poter fare quello che voglio, vestirmi come voglio, senza essere giudicata. Ecco, è diciamo un tipo quello. Diverso di vita, insomma. Sì. Quanto è cambiato da 30 anni a questa parte a Londra? Non in quello a cui mi riferivo, il fatto di sentirsi liberi, di sentire di poter fare, insomma, quello che si vuole. Forse leggermente, un po' soprattutto dalla Brexit, il fatto di essere giudicati. Adesso cerco magari di non parlare troppo in italiano, perché noto rispetto al passato, che mi guardavano e sorridevano, adesso quando parlo con mio marito in italiano mi guardano un po' tesi, ecco, allora cerco di possibilmente di evitare, di stare zitta, quindi c'è un po', non so come possiamo definirlo, di interesse in più, vedi, le persone che pensano, ecco, a qualche cosa, a quello che è successo, probabilmente studiano il nostro comportamento un pochino di più rispetto al passato, ecco, c'è più giudizio che prima era totalmente assente, perché non incrociavi lo sguardo delle persone 30 anni fa assolutamente, soprattutto degli inglesi, ecco. E noto, insomma, nel mio lavoro di borse di studio, che tanti studenti, tanti ricercatori devono lasciare o cercano altre università in Germania, in altri paesi europei, parlo di ricercatori italiani, piuttosto che rimanere. Ecco, cercano questa alternativa, mentre prima appunto avevano l'intenzione di rimanere a lungo. A lungo. Invece adesso avete amici che sono andati via o state voi programmando di andare via? Sì, abbiamo soprattutto diciamo, la mezza età, l'età nostra in cui si comincia a lasciare il lavoro attivo. Tanti stanno rientrando con grande dispiacere, ecco. E tornano in Italia o in altri paesi dell'Europa? Soprattutto in Italia, sì. Dove non diciamo si sta male. Diciamo la nostra età, dove non si sta male, perché indubbiamente si sta bene. Ecco, chi ha la famiglia rimane qui. Quindi fra 2, 3, 4 anni come pensi che sarà Londra? Questa è una bella domanda, veramente. Non riesco ad immaginarmelo. Io spero che conservi appunto questo rispetto per le diversità che mi ha sempre entusiasmato.
Quindi sicuramente tante cose sono cambiate. Alessia, prevedete anche voi o sentite già comunque l'aria di qualche grosso cambiamento? Farete dei riposizionamenti del portafoglio? Cosa cambia per voi con la Brexit? Allora, innanzitutto quello che facciamo ormai quasi quotidianamente è rivedere qual è il nostro scenario base attorno alla Brexit, perché anche con i cambiamenti recenti ci sono dei cambiamenti che vediamo succedere quasi quotidianamente. Quindi, come ultimo, diciamo, scenario che ci piace costruire, che preferiamo intorno alla Brexit, è quello di un deal che alla fine verrà siglato tra l'Europa e l'Inghilterra, in cui ci sarà una exit, l'Inghilterra uscirà dall'Unione Europea. Questo è il nostro scenario base e a cui associamo un 65% circa di probabilità. Abbiamo recentemente diminuito la probabilità associata a uno scenario di uscita senza deal, quindi quello che era un po' lo spettro, un po' lo scenario peggiore, se vogliamo. Quindi avevamo prima una percentuale più alta e l'abbiamo recentemente abbassata, se non sbaglio intorno al 15%. Quello che abbiamo aumentato invece è stata la possibilità di avere uno scenario diverso, in senso di avere un nuovo referendum, che prima probabilmente era più bassa probabilità, in questo momento è diventata quella intermedia, di avere un cambiamento politico e anche un nuovo referendum. In termini di cambiamenti per la nostra compagnia, per la nostra società, diciamo che noi siamo un branch a Londra che non è molto grande nel mondo Amundi, rappresentiamo il 10% della forza lavoro del mondo Amundi, rappresentiamo circa tra il 4 e il 5% degli asset gestiti, quindi noi non ci aspettiamo un grande impatto eventualmente dalla decisione di Brexit. Ricordiamoci che il nostro scenario comunque è per un deal che alla fine venga siglato in ogni caso. Rispetto al posizionamento dei portafogli, come dicevo prima, Brexit è uno dei rischi politici aperti, nel senso ci sono rischi politici anche ancora più grandi. In Europa stessa ci sono rischi politici legati ad altri paesi. L'Europa è diventato un'area in cui i rischi politici sono aumentati significativamente negli ultimi 1-2 anni rispetto al resto del mondo. Ma chiaramente abbiamo delle tensioni aperte con delle ripercussioni a livello di investimento, mi riferisco in particolare alle tensioni commerciali tra l'America e la Cina, che rappresentano un rischio ancora ben aperto sul tavolo, secondo noi, anche dopo l'accordo raggiunto tra i due presidenti nell'ultimo G20 in Argentina. Quindi la posizione dei portafogli, a parte i portafogli specializzati sul comparto, se vogliamo sull'area inglese, ma in generale anche quelli globali, come dicevo, devono per forza assumere una gestione del rischio un po' più attivo, una diversificazione un po' più ampia rispetto al mondo precedente che abbiamo lasciato, diciamo, alla fine del 2017-2018. Ecco, proprio parlando di quello che è stato, diciamo, l'ultimo anno, ha citato soprattutto quelle che sono le tensioni tra America e Cina, parliamo ovviamente di guerra delle tariffe, insomma, di cui si è sentito tanto parlare, probabilmente se ne parlerà anche il prossimo anno. Quindi sarà, secondo voi, uno dei temi principali del 2019? Qual è il vostro outlook per il nuovo anno? Sì, sicuramente è uno dei temi principali, insieme anche allo sviluppo di quello che è il ciclo economico e tutto quello che è associato al ciclo economico negli Stati Uniti. Questi sono i due temi e i due rischi principali che monitoriamo. Allora, chiaramente a livello globale, come dicevo prima, il 2018 è stato un anno in cui noi abbiamo costantemente rivisto al ribasso le nostre aspettative di crescita, direi in tutto il mondo, tranne negli Stati Uniti, dove grazie allo stimolo fiscale implementato alla fine dell'anno passato e all'inizio di quest'anno, chiaramente gli Stati Uniti hanno beneficiato di un'estensione del loro ciclo economico. Quindi una stabilizzazione e decelerazione della crescita a livello mondiale. Questo è andato insieme a un outlook inflattivo che è rimasto fortunatamente molto benigno. Diciamo che in tutto il mondo più o meno l'inflazione è molto vicina al livello di target,
delle banche centrali, ma per il resto nel mondo, con poche eccezioni degli emerging markets, e mi riferisco alla Turchia in particolare, dove, o l'Argentina, dove l'inflazione ha assunto livelli che sono altamente preoccupanti, direi che in generale l'outlook inflattivo è abbastanza benigno. Quali sono state le ripercussioni a livello di policy dovute a questo outlook sulla crescita e sull'inflazione? Le banche centrali, le principali banche centrali al mondo, hanno potuto proseguire nel loro impegno verso una normalizzazione della politica monetaria, in particolare rispetto ai bilanci delle principali banche centrali, o nel caso della Federal Reserve, accompagnati anche a un chiaro path di crescita dei tassi di interesse. Altre banche principali stanno seguendo questo path più lentamente. Negli emerging markets, chiaramente, che sono generalmente gli emerging markets e le banche centrali ricevono gli input dall'esterno, non guardano solamente alle condizioni macroeconomiche interne, hanno quest'anno cambiato il loro path, il loro outlook di politica monetaria in coincidenza con un rafforzamento del dollaro. Il rafforzamento del dollaro da aprile ha creato una serie di tensioni sui mercati e sulle valute dei paesi emergenti, che chiaramente ha costretto le banche centrali di questi paesi a allargare la loro, diciamo, view, da una view puramente domestica, quindi guardando quello che poteva essere il loro output gap, il loro inflation gap, a una view di global financial conditions che stavano cambiando e per loro stavano diventando più restrittive, spingendo le banche centrali ad assumere politiche monetarie, ad adottare politiche monetarie anch'esse più restrittive. Quindi questa è stata la prima conseguenza in termini di politica monetaria. Dal punto di vista fiscale, direi che quest'anno il tema fiscale più importante è stato quello sugli Stati Uniti, come abbiamo detto, quindi è stato l'unico paese che ha messo in campo una serie di politiche fiscali capaci di allungare il loro ciclo economico. Questo è il tema, diciamo, fondamentale che rimarrà con noi anche nel 2019, quindi noi ci aspettiamo che le condizioni macroeconomiche non miglioreranno grandemente da dove siamo oggi, anzi quello che dobbiamo strettamente monitorare sarà lo sviluppo delle condizioni macroeconomiche negli Stati Uniti. Abbiamo visto recentemente come la Federal Reserve ha cominciato a cambiare la sua retorica rispetto al timore di un rallentamento economico più forte di quanto precedentemente atteso, e le conseguenze che questi annunci, queste menzioni hanno avuto sul mercato. Abbiamo visto i tassi, abbiamo visto il mercato azionario, e questo sarà un tema molto importante per il 2019, insieme al tema dei rischi politici e geopolitici, che questo chiaramente rimarranno con noi. Esatto, e questo poi soprattutto in Europa probabilmente, o perlomeno è sicuramente un problema globale, però tornando al discorso Brexit, tornando al discorso anche Italia volendo, eccetera, guardiamo anche all'Europa, non dimentichiamo che mentre i mercati emergenti, per esempio, guardano molto quello che fa la Federal Reserve, Banca Centrale Americana, poi per quanto riguarda appunto quello che è l'impatto su appunto le economie emergenti, per l'Europa invece è comunque un mondo a sé, che adesso sta comunque gestendo un periodo abbastanza delicato, chiamiamolo così. Delicato, qual è la sua sensazione, la vostra sensazione, Alessia? Delicato non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista dei fondamentali, nel senso che comunque anche recentemente abbiamo rivisto anche il nostro outlook di crescita per l'economia europea al ribasso. Ed è la seconda volta che lo facciamo dall'inizio dell'anno, quindi diciamo la delicatezza del momento è sia dal punto di vista politico in alcuni paesi più che in altri, ma anche dal punto di vista dei fondamentali. Come questo impatterà l'atteggiamento della Banca Centrale Europea è tutto da vedere. Sicuramente all'interno del nostro team stiamo discutendo del fatto che la Banca Centrale Europea forse non ha tutta quella fretta di arrivare a una normalizzazione della politica monetaria, o sicuramente ha meno fretta di quanto potevamo aspettarci solo fino all'estate, considerando anche i fondamentali macro che stiamo vedendo. Questo è un tema molto importante, ma la Banca Centrale Europea, come le altre principali banche, la Fed o la BOJ, chiaramente fanno parte di quel discorso di restringimento della liquidità, che è un altro tema importante che vedremo nel 2019. Quindi anche come la Banca Centrale Europea eventualmente cambierà il suo atteggiamento rispetto alla normalizzazione sarà un tema
che sarà sicuramente importante e anche importante per i paesi emergenti, perché quando c'è liquidità sul mercato i paesi emergenti beneficiano grandemente di questa. Certo. E da questo punto di vista, quindi ancora cautela anche per quanto riguarda il 2019. Prima di salutarci, Alessia, una domanda personale. Lei è qui da molti anni, qui a Londra da molti anni, le manca l'Italia? L'Italia sicuramente mi manca, la mia famiglia è in Italia, quindi sicuramente c'è tutta una parte affettiva che mi manca. Sì, mi manca, ma lavoro anche molto bene qui dove sono. Quindi per il momento è un ambiente molto qui. Diverso. Sì, per il momento resto qui. Benissimo. Brexit permettendo. Grazie per essere stata con noi. Ringraziamo la nostra ospite Alessia Berardi, Deputy Head of Macro Research di Amundi. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie per averci seguito in Asset and the City. Noi ci rivediamo ancora più tardi. Se state cercando un barbiere, o uno chef, o un fotografo, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio, su Fiat 500X, il bonus di 4.500 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it.